Negli ultimi decenni abbiamo sempre più assistito a richieste di libertà sul piano giuridico-politico, secondo una parabola ascendente che sembra connotare in senso progressivo la storia degli ultimi 60 anni. Si pensi alla rivoluzione giovanile studentesca, a quella femminista, al riconoscimento delle coppie di fatto etere ed omosessuale, alla bioetica con questioni ancora aperte. Da un certo punto di vista si può dire se non ci sia un'esigenza radicale nell'esercizio della libertà, come ad esempio nelle espressioni umoristiche che sotto la veste della satira non accettano limiti, finanche si trattasse di manifestazioni sprezzanti. Dall'altro il diniego di espressioni di libertà di critica, quando queste vogliono valutare razionalmente le proprie esigenze di diritto, le proprie posizioni. Ci si può dunque riproporre la domanda circa il significato della libertà, che oggi sembra radicarsi per l'appunto a un livello radicale. È essa caratteristica essenziale attraverso cui l'uomo realizza se stesso o è priorità a cui sacrificare anche la propria persona? Sotto altri aspetti la domanda potrebbe così riformularsi. Può l'uomo tendere alla felicità grazie ad essa? O anzi deve egli pretendere il sacrificio di sé fino all'autolesionismo, come è stato affermato da alcuni intellettuali? In questo caso facciamo riferimento a quella tendenza tipicamente novecentesca dell'uomo scisso a cui hanno fatto riferimento vari autori dal campo della psicologia, dell'arte, della letteratura, lasciando suggestioni e riflessioni impellenti per tutto il secolo precedente. Nel primo caso ritroviamo una necessaria rispondenza a un pensiero che vuole tendere verso principi solidi da cui dipanare una nuova riflessione per l'uomo visto nella sua integralità. E proprio sulla possibilità della felicità oggi sentiremo il professor Klinke. La libertà, si potrebbe dire, è stata per certi versi connotata secondo una logica negativa che ha pervaso i vari campi del sapere, come si diceva prima, dove irrompere schemi considerati di privilegio o riflesso di antiche quante superate visioni del mondo ha indotto non di rado a prendere posizioni intellettuali di denuncia eclatante, se non di ribellioni istintive e di netta rottura. Si pensi all'arte, dove diversi autori del Novecento hanno espresso con stridente espressività le loro opere di denigrazione rivolta alla società, alla politica, alle visioni del mondo. Una libertà di espressione che si afferma come liberazione da tensioni, pulsioni nefaste, considerate prodotto di una società, di una tradizione storico-culturale. Posizioni certo di forte significato di denuncia politica, ideologica o di carattere esistenziale. Tuttavia una libertà così espressa e definita, secondo questa logica negativa, rischia nella continua e ripetuta negatività espressiva di lasciare spazio al vuoto. L'alternativa è ritrovare o tentare una ricostruzione di principi che pongono l'uomo al centro di una riflessione radicale, che possa dar luogo a nuove espressioni nei vari ambiti della vita e ovviamente anche nel campo sociopolitico. Non pochi studiosi hanno parlato dello scollamento della libertà dall'etica come prodotto di una cultura che si smarca da un'elaborazione ontologica del fondamento. Ne viene fuori un problema di impostazione basilare. È la cultura o la natura a dirci qual è il vero significato della libertà, il suo eventuale logos e telos? In altri termini, il valore appropriato al termine natura è da vedere solo secondo l'immediatezza o fattualità dell'esserci, o invece questa si mostra come seconda natura mediata dalla cultura e dunque occorre rinvenire il suo significato autentico, profondo. Una concezione della natura vista solo nel lato psicofisico, momento certo fondamentale delle acquisizioni degli ultimi secoli, rischia però una visione fenomenica dell'uomo, soggetto appieno del fluire del tempo, comportando un'orizzontalizzazione dei valori, caratteristica tipica del postmoderno. Un'accettazione degli esiti nichilistici che hanno pervaso le elaborazioni filosofiche degli ultimi decenni fino a posizioni anti o a metafisiche.
dall'altro l'esigenza di ritrovare una radice, un punto fermo che dia un forte orientamento e distinzione nella vita speculativa e pratica. Un dilemma tra il postmoderno nichilista e costruttivo, si potrebbe dire. E di certo senza evitare il momento storico-culturale che ci chiama a rielaborare forme, metodi, secondo le esigenze, il progresso e il linguaggio del tempo. Tuttavia, un'autocelebrazione assolutistica della libertà rischierebbe di perdere la sua relazione con l'etica, con l'innegabile decadimento antropologico dell'uomo stesso che, grazie ad essa, la libertà, assume una definizione o almeno una valenza significativa. Fino al sacrificarsi per essa, ad accettare l'autolesionismo, come si diceva, un'idea astratta della libertà che perde di vista l'uomo concreto nella sua integralità, fino ad accettare gli esiti della fragilità dell'uomo scisso, dimidiato, depotenziato, tipico portato del Novecento. E non mancano a riguardo le osservazioni di vari studiosi nel campo della psicologia, della sociologia, della più vasta area umanistica, secondo cui assistiamo oggi sempre più spesso a una frammentazione affettiva delle nuove generazioni, fino a giungere al diniego o addirittura alla incapacità di istituire una relazione stabile e affettiva. Ma appunto allora ci chiediamo di nuovo quale debba essere il significato della natura, se da essa, come termine basilare, si dipartono le richieste ed esigenze che puntano ad un maggiore spazio di libertà con il connesso riconoscimento sul piano del diritto. Rosmini era cosciente del pericolo dell'oscillazione del significato del termine natura e in una lettera inviata a un membro dell'Accademia Teologica Romana, Luigi Bonelli, scriveva: «Chi osservasse gli errori venuti dall'abuso della parola natura nella scienza del diritto e della morale, delle parole sensazione, piacere, dolore nella metafisica, delle parole uguaglianza e libertà nella politica, della parola ricchezza nell'economia e di molte altre consimili, alle quali comunemente non si fece che aggiungere un senso più esteso del senso dato loro dal comune uso, avrebbe raccolto le origini di incredibili inganni alla mente e di incredibili guai all'umanità. Una concezione della libertà vista su basi volontaristiche, se non ad essa ridotta, come caratteristica propria della modernità, che non fa appello alla verità del cogito, comporta la fichtiana sostituzione dell'esse sequitur agere al classico agere sequitur esse, il rovesciamento della relazione tra essere e agire. Ad essa tende a corrispondere una ragione strumentale a servizio dell'homo faber, dove il fare sopravanza l'agire. Il bene non illuminato dalla verità non è più misura della volontà. Decido io del bene che voglio, non perché lo riconosco come tale, ma semplicemente perché voglio che sia bene. Un pensiero che sul piano giuridico richiede una concezione esigenziale del diritto, che si vuole riconosciuto in quanto avvertito, per l'appunto voluto, non frutto di desiderio di un ragionamento elaborato secondo un principio di fondo. La libertà così è considerata solo come libertas minor, libero arbitrio rispondente solo alla spontaneità del sentire soggettivo. A questo diritto corrisponde una ragione meramente empirica che non si apre al trascendente, che non guarda all'ontologia della persona, come concorso dell'intelligenza e della volontà, come appunto avviene, si diceva in Rosmini, e secondo il quale è possibile parlare di uomo libero che, per ciò stesso, può definirsi soggetto morale. Rosmini, fermando l'attenzione sull'uomo concreto e l'analisi antropologica dei suoi principi, che lo rendono propriamente persona, coi suoi riflessi sul piano del diritto e dell'etica, della politica, si potrebbe dire fulcro centrale della sua elaborazione generale filosofica, cerca di sfuggire a quella tendenza propriamente moderna del razionalismo astratto,
proponendo riflessioni sull'individuo e la libertà che tutt'oggi mantengono la loro validità. Scrive icasticamente nell'Antropologia in servizio alla scienza morale che la superiorità del diritto, questa eccellenza morale, che innalza la personalità umana al di sopra di tutta la natura, deve necessariamente scaturire da quel fonte stesso onde procede ogni morale, ogni diritto. È il lume della ragione la sorgente del diritto, del bene e del male morale. La volontà, dunque, è più nobile delle altre potenze, appunto perché ella opera in virtù della cognizione, appunto perché ella seguita il lume della ragione. In questo passo cruciale emerge il valore fondamentale della ragione, che permette alla volontà di orientarsi verso il bene. E qui entra in gioco la potenza della libertà. È essa infatti la potenza di piegare la volontà da una delle due parti opposte. In particolare, conclude così il Roveretano il discorso sul nesso in questione, se la volontà dunque trae il grado di sua eccellenza dall'essere ordinata a seguitare il lume della ragione, la libertà all'incontro trae la sua eccellenza dall'essere ordinata a muovere la volontà verso la pienezza del lume della ragione, di che viene la dignità morale della libertà come principio del bene morale e del merito. È così messo in evidenza il nesso inestricabile tra i due termini, che per Rosmini non possono non richiamarsi reciprocamente. Una razionalità alla base dell'etica e del perfezionamento della persona per la stessa superiorità morale della libertà. Ci si può chiedere se accanto al progressivo affermarsi dei diritti e rispettive libertà degli ultimi decenni, essa oggi non sia anche invocata per affermare presunti diritti sulla base di esigenze e bisogni dell'esserci situato nell'immediatezza della sua esistenza fattuale, col rischio di poter portare nel diritto un qualsiasi pensiero o sentimento legato alla moda del tempo. Si tratterebbe in questo caso di dare valore alla ragione intesa in senso tecnico-strumentale, di mera applicazione a tali esigenze riconosciute sul piano giuridico. Il nesso ragione e libertà ne risulterebbe compromesso. Una riflessione cogente oggi per quella che è stata definita la società liquida, caratterizzata dal continuo cambiamento, dalla permutabilità, dalla bulimia che sopravanza al consumismo, dal culto dell'apparire che sopravanza al culto dell'immagine, senza dimenticare la spettacolarizzazione della vita, come esito di quella della comunicazione, della politica e dell'arte. In altri termini, la questione si può riproporre secondo la domanda: è possibile ritrovare un criterio razionale che valga per il presente come norma del nostro agire morale? Tenendo presente che le differenze tra gli ambiti di vita, di riflessione e di valore si assottigliano fino alla fusione e confusione di linguaggi, stili, registri diversi che possono comportare cambiamenti decisivi di significato e dunque di valutazioni sul piano assiologico. In Rosmini ritroviamo come definizione fondamentale quella relativa alla persona in riferimento alla ragione. La più sublime della potenza, afferma, se ella è razionale, il più elevato dei principi attivi costituisce la personalità dell'individuo. Da qui quindi pure l'importanza dei contributi che vertono sull'attualità del personalismo del professore Valentini e quella sulla razionalità del professore Armellini. Oggi questo valore fondamentale della persona che ritroviamo in Rosmini, come in diversi altri autori, è messo in discussione nella sua fondamentale sostanzialità, se guardato con gli occhi di alcuni filoni di pensiero o anche secondo l'approccio della neuroscienza. Per i primi sembra porsi in primo piano il lato oscuro impersonale che come sfondo nega sempre l'enunciazione di un principio basilare. Un filone che sembra abbracciare il pensiero nichilistico secondo cui non è possibile trovare un principio perché all'origine c'è sempre una doppiezza
che nega validità al tentativo di ritrovare un fondamento identitario. Per la neuroscienza, grazie ai progressi conoscitivi delle attività neuronali e alle tecniche del brain imaging, si propone con forza, di nuovo, il modello deterministico. Sotto nuove forme, dunque, si riaccende l'antica discussione sul rapporto tra libertà e necessità. Direttamente alla neuroscienza si ricollega la nuova disciplina della neuroetica, che riflette proprio sul nesso dei principi etico-antropologici con gli sviluppi della scienza legati alle attività cerebrali. Istanze che si ripropongono in modo cogente nell'era del postumanesimo delle applicazioni ingegneristiche all'uomo. Entrambe dunque con forti ricadute sullo statuto della persona e quindi del diritto, ma sempre di nuovo con la riproposizione del tema del possibile, della libertà e conseguentemente con la centralità del dibattito antropologico. Rosmini, proprio su questo nucleo riflessivo, dà varie definizioni sulla persona e, come si è detto nell'antropologia, sottolinea il principio personale dell'uomo che si esplica nell'intelligenza e volontà, mentre nella filosofia del diritto come fonte e fine del diritto stesso. Da ciò ne derivano due conseguenze. Da un lato, nell'elaborazione del sistema filosofico non si può concepire una ragione astratta o assolutistica che non tenga conto della ricchezza dell'esistenza dell'individuo. E, continuando il discorso, l'individuo che si fa persona nell'applicazione dei suoi principi proprio perciò non denota una teoria politica individualistica. Il farsi persona avviene nel rapporto con le altre persone, in un armonico ed equilibrato rapporto tra individuo e comunità. Il fine della società, afferma così Rosmini nel compendio di Etica, è il bene comune ad ottenere il quale tutte le individuali persone travagliano insieme a forze unite. E il sostegno fondamento ne è la mutua benevolenza che dicesi sociale, ossia l'amore del bene della società. Nel campo sociopolitico e della morale si può tenere presente la definizione del vero bene umano inteso come scopo vero ed ultimo di ogni società, nel quale tende da se stessa l'umanità, scrive così Rosmini nel secondo libro della società e il suo fine. Il vero bene umano non può consistere in piaceri momentanei, ma in un appagamento costante dell'animo, facendo così riaffiorare alla mente, tra l'altro, la critica rivolta a Melchiorre Gioia, con analisi anticipatoria rispetto alle contraddizioni della società consumistica. E proprio su questo argomento sentiremo poi in conclusione l'intervento del professore Pezzimenti. Insomma, per continuare il discorso, i beni materiali e il piacere momentaneo ad esso legato non possono essere visti che come mezzo o fine prossimo per un fine remoto, invisibile, interiore all'individuo. La società, come sistema di relazioni, leggi e istituzioni, è un ente artificiale posto in essere dagli uomini per specifici fini, come ci ricorda da Dio uno studioso del pensatore roveretano, che non sussiste come un organismo avente una propria autonoma ragion d'essere ed una sua intrinseca eticità. Si capisce dunque come nella relazione individuo-società l'uomo non si scinde dal suo essere cittadino secondo il contratto di Rousseau. L'uomo, quando diventa socio di una compagnia, non cessa né può cessare di essere uomo, afferma sempre Rosmini nella società e il suo fine. Egli ha veramente dei diritti inalienabili, inerenti alla dignità umana. Ogni uomo non mette mai tutto se stesso in una società che fa con i suoi simili, neppure con la società civile, ma se ne riserva una parte con la quale egli non è socio, egli si trova in uno stato di natura. Sul piano prettamente politico andrebbe poi quantomeno menzionato, ma meriterebbe a parte uno spazio più approfondito, il principio della doppia rappresentanza, che muovendosi tra concezione liberale ed equità sociale connotate in senso cristiano, si propone come risposta alla crisi della democrazia, che tra l'altro tende ad essere non di rado espressione di lobby nell'elaborazione delle leggi, come ricorda uno studioso veterano di Rosmini, il professore Mercadante.
proprio ponendo al centro della riflessione l'argomento antropologico, in vista di una concezione di sviluppo della società e del progresso storico, Rosmini parte da un'esigenza teoretica di elaborare una razionalità tesa a riscoprire principi che in diretto confronto con l'idealismo tedesco sfugge ad un tempo, come si è detto, al razionalismo totalizzante da un lato e al relativismo dall'altro. Una concezione storica, si badi bene, che nega valore a qualsiasi ideale di perfezione politica che presuppone la natura buona dell'uomo e tende a sacrificare la libertà umana per fini irraggiungibili. È quella che Rosmini chiama mentalità perfettistica, alla quale oppone la perfettibilità del progresso umano, che basandosi sui limiti dell'individuo, su cui peraltro si è soffermato il pensatore napoletano Piovani nella metà del secolo scorso, proprio su questo limite non può costruire sistemi politici totalizzanti, perché sempre si ripropone in modo incessante la lotta tra il bene e il male. Proprio partendo da un'inquietudine di fondo per la situazione storico-politica, Rosmini ne scandagliava in profondità le contraddizioni per proporre una teoria generale che, su solide basi razionalistiche, cercava di andare incontro alle esigenze più profonde della comunità. E si tratta nello specifico di una dialettica trascendentale e riflessiva, così troviamo scritto nella Teosofia, che integra il finito con l'infinito, l'uno e i molti secondo quel circolo solido che cerca di sfuggire alla viziosità del circolo che Rosmini imputa ad Hegel, in quanto attraverso la regola della contraddizione, così scrive Rosmini, tutto sommise al pensare, tutto unificò in questo, e così fu unitario in filosofia. Il percorso razionale del roveretano poggia sull'unico a priori principio stesso dell'idea dell'essere, che non è l'essere. Si svicola così Rosmini dall'accusa dell'ontologismo, e che si esplica nelle tre forme di essere ideale, reale e morale, secondo la cosiddetta insessione reciproca, per cui ogni forma è se stessa, ma anche le altre, che ha in sé in un modo proprio. L'essere ideale, in quanto oggettivo, si dà alla mente umana in modo immediato, intuitivo, fa tutt'uno con l'intelligibilità. L'essere reale riguarda la soggettività, o meglio il sentimento del reale, dell'esistenza stessa. Nel combaciamento tra reale e ideale, tra soggettivo e oggettivo, abbiamo la terza forma morale, considerata come la forma più espressiva, ovvero l'ultima perfezione dell'essere. La pienezza dell'essere si esplica nell'organicità, nella sintesi, non solo quando si pensa o conosce l'essere, ma quando lo si ama veramente. Sono questi, in sintesi, i punti che saranno affrontati, momenti essenziali del nesso libertà-ragione, che ricapitolano una posizione, quella rosminiana, che offre spunti di dibattito per un tentativo di rileggere sotto nuove forme la problematica di fondo della nostra società. Ci troviamo di fronte dunque a questo spartiacque, senza cadere in un pessimismo che sboccherebbe in una stasi negativa, piuttosto ponendoci da altra prospettiva per guardare alle possibili potenzialità di fondo, ma che proprio per questo richiedono una sfida di rielaborazione costruttiva. E dal pensiero di Rosmini ci perviene la sfida a ricostruire la società, per la società odierna, un'elaborazione razionale che sappia ancora osservare, raccogliere e tendere positivamente verso l'unità dell'equilibrio della persona e della società su rielaborati e rinnovati principi condivisi.